sul canale, in questo video vi mostrerò come realizzare un trucco ispirato ai toni pastello e agli unicorni, quindi molto colorato, in occasione del Festival Coachella che ci sarà questo weekend in America. È comunque un trucco molto bello per la primavera ma anche l'estate, pieno di colori, di queste sfumature bellissime sugli occhi che ci vanno proprio ad illuminare tutto l'incarnato. Io non riesco a smettere di guardarlo allo specchio da quando l'ho terminato, perché mi piace un sacco proprio il gioco di colori che ne è venuto fuori e le varie sfumature. È un trucco che ho visto girare molto ultimamente, questo trucco nei toni pastello, con questa moda degli unicorni che impazzano ovunque, che tra l'altro ho anche sulla mia cover, la cover con gli unicorni, quindi super colorata con questi colori pastello. Io spero che il trucco vi piaccia, sia di vostro gradimento, e vi mando un bacio, vi lascio al tutorial. Ciao! Siamo dalle sopracciglia del trucco occhi, le vado a pettinare all'insù e poi le vado a definire a seconda dell'opzione che scelgo. Io le voglio alquanto naturali ma piene, quindi vado ad utilizzare un ombretto marrone opaco scuro da sfumare all'interno. Nella parte finale applico un po' di eyeliner in gel, sempre del colore marrone scuro, perché questa parte è la parte che ho creato ex novo. Ricordatevi che è sempre fondamentale fare una base trucco per qualsiasi cosa, quindi per il viso, per le labbra, in questo caso per gli occhi. Io come primer occhi oggi utilizzo la Jumbo Eye Pencil della NYX bianca nel colore Milk, che sto utilizzando molto ultimamente e mi piace davvero tanto. Ho dimenticato un piccolo passaggio che faccio sempre: vado a correggere l'angolo interno con un correttore pescato, perché poiché è la parte dove si concentrano il maggior numero di discromie, nel mio caso, in generale nella maggior parte dei casi, se vado a mettere un ombretto al di sopra senza correggere questa parte mi diventerà grigio. Quindi la correggo, procedo alla stesura del primer, lo vado a sfumare con le dita su tutta la palpebra. Questo non solo ci andrà a coprire le discromie della palpebra, ma ci andrà anche ad intensificare tantissimo il colore dell'ombretto. Ora, sembro un fantasma con gli occhi bianchi e viola, un alieno, vado a dare un po' di colore. Allora, per questo trucco, poiché è molto colorato, fantasioso, ci sbizzarriremo con i colori. Prendo un giallo, un bel giallo acceso, vivo, quindi non quelli più chiari, un giallo medio. Lo prendo con un pennello da base occhi, questo è il 239 di MAC. Da un lato prendo il giallo, quindi non sporcate entrambi i lati, perché poi per non utilizzare mille pennelli l'altro lato lo andremo ad utilizzare per l'altro colore. Lo applico quindi presso bene il prodotto, vado a sfumare. Nella seconda parte andremo a prendere un rosa pastello, questo qui, e lo applichiamo al di sotto del nostro giallo. Sfumo anche questa volta l'estremità del prodotto. Ora prendo un lilla con un altro pennello, questa volta un bullet brush, un pennello a punta. Vado a prendere prima un lilla azzurro glicine e poi ne prendo uno più chiaro, questo qui, e per rendere tutto più appunto chiaro verso il pastello. Quindi applico prima questo e poi lo andrò a ritoccare con questo. Con il pennello a punta vado ad applicare il prodotto leggermente al di sopra della mia piega naturale, di modo che quando aprirò l'occhio sarà ben visibile la sfumatura. E avendo gli occhi incappucciati io devo andare leggermente al di sopra della mia piega naturale, altrimenti il prodotto scomparirà ad occhi aperti. Vado sempre a sfumare con il pennello da sfumatura e non ci resta che colorare la palpebra mobile di un bel azzurro acquamarina tendente al verde,
precisamente questo qui, che è uguale alle mie unghie, un color menta. Lo applico su tutta la palpebra mobile. Al di sotto delle sopracciglia applicate un illuminante Angel di Nabla, questo bel illuminante bianco con riflessi dorati. Lo applico al di sotto del sopracciglio. E nell'angolo interno. Sfumo con un pennello pulito da sfumatura. Passiamo alla parte inferiore, nella rima interna dell'occhio applico la nuova bellissima matita della NYX della gamma Faux Whites, quindi falsi bianchi, e questa è in colore vaniglia, bianco con dei riflessi gialli, vaniglia appunto. Prendo sempre il lilla che ho utilizzato, il lilla più chiaro che ho utilizzato nella piega, lo metto nell'angolo interno. Poi prendo il lilla medio, lo metto a metà e alla fine il viola scuro. Adesso piego le ciglia e vado ad applicare un eyeliner nero. In questo caso io applico un eyeliner in gel perché voglio un finish abbastanza opaco, applico il Black Track di MAC. La porto verso l'alto, vado a fare un lavoro di doppio eyeliner. Ho come ciglia finte le Iconic di House of Lashes, che ho leggermente tagliato e accorciato per adattare al mio occhio. Per la base utilizzo il fondo Infaillible della L'Oreal. Vado a fissare il tutto con un po' di cipria e al di sotto degli occhi vado ad applicare una terra, un colore abbastanza caldo, per scolpire e colorare il volto contemporaneamente. Voglio fare un contouring eccessivo, in questo caso vado solamente appunto a definire un po' i contorni del volto con la terra e a scaldarlo. Non applico alcun blush perché altrimenti mi sembra di sovraccaricare troppo il trucco, specialmente anche con il rossetto che andrò a mettere. Quindi vado solamente ad abbronzarlo un po' con questa terra, come se appunto fossi stata baciata dal sole, sun kissed. Passiamo alle labbra, che ho deciso di colorare usando con Chubby di Mulac, che è un rossetto rosa gesso chiarissimo che io non riesco ad utilizzare mai da solo se non per un effetto ombre, quindi lo pongo al centro delle labbra. Da solo lo trovo un po' troppo eccessivo, specialmente quando siamo un po' abbronzate, è troppo carico e poi non mi piace molto la texture sulle labbra, è un po' gessoso. Ho deciso di utilizzarlo per questo look per concludere il mood pastello, ma di solito mi risulta un po' difficile abbinarlo. Se no, applico la matita.
Vado a creare un leggero ombre con questa matita. E poi faccio questo. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale se non lo siete già e seguiteci anche sugli altri social che trovate alla fine del video per rimanere sempre aggiornati con le nostre vite. Vi mando di nuovo un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!